Grazie Presidente, si tratta di una mozione che abbiamo presentato nella seduta appunto qualche seduta fa e che ha ad oggetto la riformulazione del documento unico di programmazione 2019-2021. In buona sostanza, come insomma anche lei saprà, nel corso di questo anno sono andati in attuazione quelli che erano gli obiettivi contenuti gli obiettivi contenuti nel documento unico di programmazione dell'anno passato, 2018-2020. E le commissioni capitoline nel corso di quest'anno si sono concentrate su alcune tematiche che hanno ritenuto importanti e che appunto andavano in un miglioramento della programmazione delle attività. Molti di questi temi, devo dire, come Movimento 5 Stelle sono stati trovati e possiamo, diciamo, già trovare, li abbiamo trovato una corrispondenza all'interno del DUP 2019-2021. Inserito, appunto adottato dalla Giunta il 31 luglio del 2018. Altre tematiche invece, alcuni principi che noi intendiamo, diciamo, ribadire proprio per la migliore programmazione e pianificazione dell'attività dell'ente, anche economica, sono stati trattati nel corso di alcune sedute delle commissioni capitoline, così come altre tematiche che sono state trattate, insomma, in queste sedute. E per questa ragione abbiamo voluto, visto che si avvicina la fase di programmazione economica e quindi dell'approvazione del bilancio di previsione e del documento unico di programmazione, in vista, diciamo, di questa fase abbiamo voluto formulare degli indirizzi alla Giunta per integrare appunto quelle che sono alcune evidenze che sono emerse all'interno anche delle commissioni capitoline, proprio alla presenza sia degli uffici che della Giunta stessa, quindi possiamo dire anche insomma, di concerto con esse. Ne cito alcuni che ritengo, insomma, possano essere più o meno rilevanti, legati alla necessità nel momento in cui si va a programmare degli interventi di manutenzione stradale straordinaria di prevedere anche la relativa realizzazione di piste ciclabili. Per questo c'è già una norma, diciamo, di legge, che è l'articolo 10,4 della 98, della 366 del 98, che già disciplina questo. Un altro tema, e devo dire che questo è importante perché ha una certa ricorrenza all'interno dei principi e dei temi, è quello delle piattaforme, cioè quello di riuscire a rendere appunto l'amministrazione sempre più digitalizzata. Oggi sappiamo che Roma ha oltre 70 servizi accessibili con SPID già appunto digitali. Su questo, sempre nell'ambito dei lavori pubblici, il tema di prevedere la realizzazione di una piattaforma online pubblica che riporti la geolocalizzazione, la pubblicazione dei dati relativi alla gara d'appalto, ai costi e ai tempi di realizzazione, corredata da tutta la documentazione e supporti fotografici. Già oggi esiste amministrazione trasparente, quindi già ci sono dei dati sull'indizione, diciamo, delle gare. L'amministrazione ha realizzato la NIC, all'interno poi della quale c'è il cosiddetto SIC, e all'interno di questo potrebbe appunto essere integrata con ulteriori dati e con ulteriori layer. Un altro tema, e questo Presidente è collegato al Segretariato Generale, ne abbiamo avuto modo anche di parlarne più di una volta, insomma, anche da parte con i consiglieri dell'opposizione, della necessità che si possa arrivare a una nuova disciplina del regolamento del Consiglio Comunale e quindi del cosiddetto regolamento di Assemblea Capitolina. Lo chiede la legge, la 156 del 2010. Vedo il collega Corsetti che fa sì con la testa, diverse volte ne abbiamo parlato e quindi anche per noi questo è un obiettivo e quindi chiediamo, insomma, che ci possa essere un'attenzione nell'anno appunto del prossimo anno, il 2019. Il tema del decentramento: sono stati fatti dei lavori, sono stati dati degli indirizzi, adesso sono appunto in capo lo sviluppo ancora alla direzione decentramento, che è sotto la direzione generale, e quindi abbiamo rinnovato questo indirizzo anche per il 2019, proseguendo nell'ottica di dare maggiore autonomia ai municipi. Accanto a questo occorre, secondo noi, e tra l'altro leggendo le dichiarazioni di qualche, forse proprio
di oggi del ministro per la, appunto per la pubblica amministrazione, penso che stiamo andando in quella direzione, cioè un piano pluriennale per, diciamo, definire una strategia assunzionale. Noi l'abbiamo chiamato Roma 2030 per quanto riguarda la pianificazione del personale, che dovrebbe tra l'altro andare verso una ricognizione di quelle che sono le esigenze, soprattutto dei profili tecnici. Proseguo e concludo, Presidente, con altri due o tre temi: quella della realizzazione di un'applicazione per gli strumenti di partecipazione, un altro che ha avuto modo appunto di avviare in commissione appunto Roma Capitale, quella dell'estensione della strategia dell'agenda digitale anche alle società partecipate di Roma Capitale. Proprio qualche settimana fa abbiamo avuto un'interlocuzione appunto in commissione con i vertici delle società partecipate e l'Agenzia per l'Italia Digitale per fare in modo che le società comincino a parlare tra di loro con gli stessi sistemi, i cittadini possano avere un unico sistema di accesso ai servizi, quindi semplificare la loro vita così come avviene in Estonia, e questo effettivamente potrebbe essere raggiunto come obiettivo per il 2019, anche incrociare le varie banche dati tra di loro. E in ultimo, ma non per ultimo, il tema dei punti verde qualità, che è un tema che è stato trattato recentemente in una seduta di commissione, e tra l'altro insomma un tema condiviso anche dall'opposizione, e quindi anche su questo abbiamo ritenuto opportuno inserire e diciamo dare come indirizzo alla Giunta di tenere conto nella formulazione degli obiettivi anche questo, e soprattutto l'attuazione e la risoluzione di una vicenda che Roma oramai si porta avanti da tantissimi anni, e per la quale, come sappiamo, ci sono in corso una serie di discussioni su alcune tematiche insomma, che possono andare verso la risoluzione di questa vicenda, Presidente. Quindi il nostro è appunto una serie di principi che noi abbiamo voluto riproporre, ribadire, quindi a fronte di queste sedute, insomma in modo pubblico, trasparente, democratico, alla presenza sia della maggioranza che dell'opposizione e della Giunta, e che ovviamente poi potremmo ulteriormente integrare e rifinire con non appena poi il documento di programmazione vero e proprio, quindi del DUP 2019-2021, potrà passare in Assemblea Capitolina durante la sessione di bilancio. Quindi questo è l'atto, diciamo, portato dal Movimento 5 Stelle, che riguarda insomma la programmazione per dei principi e di alcune attività. Ovviamente non tutte, perché ripeto, queste sono solo delle integrazioni, perché molto di quello che oggi potremmo dire anche la rappresentazione delle nostre linee programmatiche Pelosi. È assolutamente da riconoscere, da ricondurre, già fa parte insomma del DUP 2019-2021. Comunque, come Movimento 5 Stelle troviamo una totale corrispondenza tra questa attività e l'attività della Giunta. Grazie, Presidente. Grazie a lei. Passiamo a...